Buonasera amici di Mondo Futsal e benvenuti alla finalissima del torneo centenario Centro Sportivo Eucalyptus Latina. Di fronte maglia bianca, Memorial Patrizia Criscuoli, maglia nera Pafutsal. Ancora Marini, allarga a sinistra il pallone, Saccucci che l'ha parata, ancora Marini in zona tiro, prova ad andare con il destro, va alla conclusione, pallone che termina a lato, pallone allargato sulla destra, attenzione all'attacco da parte della formazione maglia bianca con Ercolani che può andare alla conclusione con il sinistro, pallone che termina sul fondo, Pafutsal con Marini, adesso cambia lato, serve Pigini che va alla conclusione con il destro, la parata di Saccucci, viene fermato, poi ancora Ercolani. Va alla conclusione con il destro, la parata Pozzo della sezione, attacca Ercolani da destra, va alla conclusione, pallone è stato deviato, Ercolani attacca Criscuoli con Ercolani che va alla conclusione con il destro, la conclusione vincente di Ercolani, va Marini con il destro, c'è uno scambio in area di rigore, vincente Marini, realizza il pareggio grazie all'assist di Corazzina, 1-1, sempre antici. Vede bene Ercolani che supera il portiere, pallone che però viene salvato, Marini larga a destra per Corazzina, va alla conclusione con il destro, trova il vantaggio Corazzina, 2-1. Va Ercolani con il destro, la deviazione, calcio d'angolo, la conclusione deviata, calcio d'angolo per Criscuoli, pallone che passa, pallone che passa, attenzione la conclusione, c'è il pareggio da parte di Criscuoli. Bruzzese se ne va da sinistra, ancora lui Bruzzese, salta al portiere che lo ferma, va Bruzzese con il destro e la parata, poi ancora Bruzzese, l'altra parata, Corantici da destra, pallone messo al centro, il palo riporta in avanti la squadra in maglia nera, attenzione al pallone messo al centro per Pigini che non ci arriva di un soffio, conclusione ci arriva Quercivi, poi sempre Ercolani alla sinistra per Ierapi, un po' di spazio per andare, si accentra Ierapi, va alla conclusione con il destro e c'è il vantaggio, il nuovo vantaggio, poi Pigini di testa, controlla la situazione, pallone per Ercolani, attenzione a Ierapi, antici da sinistra, cerca uno spazio per andare alla conclusione, poi Criscuoli si fa intercettare il passo di Ierapi, Ercolani ha conquistato il pallone solo davanti al portiere, Ercolani le finte ancora, pallone messo dentro con una gran giocata da parte di Giovanni Ercolani.